a Messina non si entra più, se non attraverso la banca dati. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato la nuova ordinanza che prevede controlli più serrati per chi rientra in Sicilia. Con l'ordinanza contingibile e urgente, il 5 aprile scorso, l'amministrazione comunale ha introdotto il sistema di prenotazione online per chi deve rientrare sull'isola e quindi transitare dalla città peloritana in questo momento di emergenza sanitaria. Chiunque voglia, oltre passare lo stretto di Messina e raggiungere la Sicilia, dovrà comunicarlo al sistema di prenotazione online. Le disposizioni saranno attive da mercoledì 8 aprile. Tale ordinanza sindacale è stata comunicata al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'Interno, della Salute, delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Siciliana e ancora al Prefetto e al Questore di Messina, alle Forze dell'Ordine, alle Compagnie di Navigazione sullo Stretto e a tutti i sindaci siciliani. Da adesso sullo stretto, ha dichiarato il sindaco De Luca, si passa alle nostre condizioni. Mi sono stancato di implorare il governo nazionale e regionale affinché si introduca l'accesso controllato in Sicilia. Basta con gli sbarchi indiscriminati. Da mercoledì prossimo a Messina, sottolinea ancora De Luca, non si entra più senza un nostro nulla osta. Chi non rispetta queste procedure non potrà attraversare il territorio comunale, sarà sanzionato e rispedito indietro. Da mercoledì prossimo, domani, proprio domani, tra poche ore, andremo a definire e a incaricare nell'ambito della Polizia Municipale la gestione di questa banca dati. Andremo a fare questi varchi, ve lo dico già prima. Uno sarà proprio qui, inquadralo Luciano, qua, per quelli che i pedoni, quelli che scendono a piedi, saranno controllati qui. E se il codice non c'è, saranno rispediti da qui, con le macchine da qui. Luciano, si farà tutto questo percorso, dopodiché si entra nel territorio comunale, là ci sarà la polizia municipale che chiede quello che ha stabilito il sindaco, e cioè se ti sei prenotato e se hai avuto l'ok, anzi, ti chiede solo il codice di passaggio, una cosa molto semplice, molto banale, veloce pure. E se non ce l'hai, te ne torni indietro. Di fatto, con tale ordinanza, chiunque intende entrare in Sicilia dal porto di Messina, sia a piedi che su mezzi di trasporto, deve registrarsi almeno 48 ore prima dell'orario di partenza al sistema di registrazione online www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Chiunque voglia oltrepassare lo stretto dovrà dunque inserire in tale sistema informatico i propri dati personali, autorizzando il Comune di Messina a trattarli per i controlli. Inserire poi le motivazioni dello spostamento con in allegato la documentazione a supporto e dichiarare di aver informato il sindaco del comune di destinazione dove osservare il periodo di quarantena. In seguito si attenderà che dal Comune di Messina, previa valutazione, sia rilasciato il nulla osta del sindaco. Per i pendolari la registrazione è richiesta solo la prima volta. A tali viaggiatori sarà consegnato un code pass con il quale potranno imbarcarsi anche per le volte successive, senza ulteriori registrazioni o prenotazioni. Abbiamo definito la banca dati, abbiamo analizzato tutte le varie problematiche e le abbiamo sistemate, abbiamo fatto i verbali di condivisione, ma che cavolo dovevamo fare altro?